Un'Akragas ferita nell'orgoglio, arrabbiata calcisticamente e con tanta fame di vittoria, ritorna in campo sul neutro di Favara per la prima di ritorno dell'eccellenza contro il Monreale, che vuole conquistare altri punti per raggiungere il prima possibile la salvezza. È un'Akragas con tante defezioni, mancano ben 7 giocatori. E allora spazio a tanti juniores in panchina. Torna dal primo minuto il difensore sempre vivo, in campo anche il neoacquisto Toni Tilaro, entrambi sono difensori centrali. Il Monreale in formazione tipo. Ottavo minuto del primo tempo, Ciscardi butta il pallone in area di rigore, sbaglia la difesa dell'audace Monreale, poi Capraro è pronto al cross, invitante, la palla è buona per Marasco che non riesce a buttarla dentro. Servito Marasco, undicesimo del primo tempo, ancora l'Akragas che avanza, piazza in zona tiro, la conclusione, la parata di Zappulla. L'Akragas che sta crescendo, nell'Akragas a fare la partita. Cipriano, il cambio gioco per Danna, difende bene Rizzo, poi Ciscardi ancora per Danna, a spazio l'Akragas, attenzione, Danna la butta dentro, è un cross invitante, Zappulla anticipa tutti. Cipriano, area di rigore affollata, parte Cipriano sul secondo palo per Capraro, la palla filtra, altra chance per l'Akragas, Marasco la butta dentro, sempre vivo, anticipato da Zappulla. Zappulla, Yusuf per Di Giovanni, piazza, gli ruba il pallone, 34esimo del primo tempo, attacca l'Akragas, piazza, è un cross in aria, Amato sbaglia tutto, poi Danna la conclusione, Ficano, poi Bennardo in acrobazia, palla sul fondo, applausi per l'Akragas. Punizione per l'Akragas al primo minuto del secondo tempo. Cipriano è pronto a crossare in aria, parte il numero 5 sul secondo palo, la testa di Bennardo, palla sul fondo. Cipriano, lentissimo Cipriano, perde il pallone, poi commette fallo, lascia proseguire l'arbitro, Yusuf, la conclusione, Infantino, c'è. Danna, Ciscardi, il cross in aria, attenzione, allontana il letto, poi Danna il tiro, rete, anzi no, palla sull'esterno della rete, illusione ottica del gol. Stefano Piazza è pronto al cross, poi Faia, ancora Faia che si accentra, è un passaggio in aria, Bennardo, tiro di Bennardo, la parata di Zappulla. Amato va sul fondo, il cross basso, Cipriano liscia clamorosamente e poi si salva l'Akragas. Cardinale contro Tilaro, se ne va Cardinale, tunnel su sempre vivo, Cardinale, botta a rete, un gran gol del capitano Cardinale. Monreale clamorosamente in vantaggio sul neutro di Favara contro l'Akragas al 25esimo della ripresa. Se ne va Bruscia, lo perde sempre vivo, ancora Bruscia, cross basso, Yusuf, palla sul fondo, il Monreale fallisce clamorosamente il 2-0 quando mancano 12 minuti alla fine della partita. Ciscardi recupera il pallone, avanza Carmelo Ciscardi, Bennardo, giù Bennardo, chiede il calcio di rigore l'attaccante dell'Akragas, lascia proseguire l'arbitro. Palla lunga per sempre vivo che fa l'attaccante, Bennardo, avanza il capitano, ancora Bennardo al 90esimo, servito Piazza, attenzione Piazza, la conclusione, non c'è nessuno in area. Passaggio in profondità per Bruscia, attenzione, Monreale in contropiede, Bruscia, al centro c'è Picone, eccolo servito, Picone fallisce clamorosamente il 2-0 da solo dinanzi a Infantino. Bennardo mette giù il pallone, il cross sul secondo palo, allontana Amato, poi la conclusione, la palla è ancora buona per l'Akragas, Zappulla.
fischietta in bocca per Maugeri, finisce la partita, il Monreale sbanca lo stadio di Favara e batte l'Akragas per 1-0, la formazione bianco-azzurra di Peppe Raffaele è ufficialmente in crisi. I fischi che sentite sono per i giocatori dell'Akragas, ancora una sconfitta interna per la squadra del presidente Giovanni Castronovo. Vergogna! Vergogna vero! Capranno, divertiti!